La commissione del premio Pannaggi Nuova Generazione, prima edizione 2018, composta da Paola Ballesi, Catiuscia Cassetta, Nicla Cingolani, Paolo Gobbi, Loretta Fabrizi, Marina Mentoni, Luigi Ricci, ha assegnato il prestigioso riconoscimento all'artista Marco Cingolani. Un premio alla creatività dedicato a Pannaggi in questa location prestigiosa come Palazzo Ricci a Macerata. Io non la definirei solo una location prestigiosa quanto la casa di questo premio. Ci sono dei luoghi che sono assolutamente predestinati. Poteva non essere Palazzo Ricci la sede del premio Pannaggi, anche se in questa nuova edizione, questa è un po' la casa di Pannaggi. Sopra ci sono quadri di Pannaggi, ci sono molti altri esempi del futurismo italiano, una grande collezione d'arte del Novecento, quindi non ci poteva essere luogo migliore per accogliere questo. Peraltro anche in una parte della città che vede la creatività assolutamente in primo piano. Abbiamo qui di fianco un altro palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio, Palazzo Galeotti, ora sede dell'Accademia delle Belle Arti, una liaison assolutamente straordinaria che unisce questi luoghi e li fa i nuovi luoghi delle creazioni, dell'ingegno e della creatività di questo nostro territorio. Premio Pannaggi, che tipo di scelta è stata fatta verso questo giovane artista e com'è l'allestimento di questa mostra? Guardi, il premio Pannaggi nasce per sondare in qualche modo il territorio e vedere quelle che sono le emergenze artistiche che ci sfuggono e il più delle volte vanno altrove, e quindi era un modo per trattenere nelle Marche dei giovani talenti. È stato selezionato da una commissione di esperti, curatori, eccetera, che hanno individuato in questo giovane artista colui che poteva avere tutte le doti per meritare il premio. Per quanto riguarda la mostra ha una serie di sculture, di installazioni con il materiale privilegiato di Marco, vale a dire il fil di ferro. Fil di ferro che mette in evidenza la caducità, la fragilità non solo dell'essere umano ma dell'intero universo. Questa è la peculiarità della poetica di Marco. Marco Cingolani, l'emozione per te di questo premio? Molta, diciamo che sono molto emozionato e onorato comunque di aprire questa nuova stagione del premio Pannaggi. E sento anche una grande responsabilità in questo. Un premio appunto che vuole valorizzare giovani talenti, come nel tuo caso, del territorio che magari rischiano anche di sfuggire, di allontanarsi nel nome di Pannaggi. Sì, logicamente è una grande opportunità sia per acquisire visibilità ma fondamentalmente anche per avere un'opportunità di esporre e parlare del mio lavoro anche a una grande platea come questa qui di Macerata.